Quante volte da bambino hai guardato le stelle cercando di scoprire il loro disegno nascosto? Ricordi cosa hai provato nello scoprire che alcune di quelle stelle erano in realtà pianeti o galassie lontane con milioni di soli? E la meraviglia che ti ha colto quando, facendo ruotare l'ago di una bussola, tornava sempre nella sua posizione di partenza? Osservando le cose che potevi toccare, hai cominciato a capire quelle più grandi come quelle più piccole. Perché non basta guardare, occorre guardare con occhi che vogliono vedere, senza pregiudizio. Di fronte al volo coordinato di uno stormo di uccelli, al moto sincronico di un branco di pesci, hai l'impressione di una danza perfetta. I moti che costituiscono la trama di questa danza emergono dalle leggi fondamentali, creandone di nuove. Percepiamo l'infinitamente grande e l'infinitamente piccolo come elementi di una realtà che ci avvolge. Studiamo le particelle elementari dei grandi acceleratori, indagando i segreti della materia con strumenti raffinati. Apriamo la strada ad una nuova generazione di computer. Scandagliamo il cosmo con telescopi in terra e in cielo. Registriamo onde gravitazionali e particelle provenienti da luoghi remoti dello spazio e del tempo. Tante finestre aperte sull'inesauribile ricchezza della natura. Così ridisegniamo continuamente la nostra concezione dell'universo, scoprendone la sua evoluzione nel tempo, insieme alla tessitura della materia, dell'energia, del vuoto. Coltiviamo la nostra ricerca con lo stesso spirito di quando eravamo bambini, ma con l'esperienza di 800 anni di storia. 224 persone tra personale tecnico, amministrativo e di ricerca. 6 corsi di laurea, 16 laboratori, 1711 studenti per imparare a conoscere l'universo, con la voglia di meravigliarsi ancora e andare sempre oltre la meraviglia, il vero motore della ricerca scientifica.